Buongiorno a tutti amici e dopo la Lamborghini Miura non potevo farmi mancare questo modello. Conoscete la leggendaria serie TV Supercar e io, da grande fan quale sono, appena ho visto questa pubblicità. Costruisci la mitica kit di Supercar. Ordina subito su diagostini.it e potrai ricevere il caricabatterie portatile, l'originale targa in metallo, i modelli di kit e carri in scala e altri ancora. Ordina subito su diagostini.it. Non ci ho pensato un secondo e mi sono immediatamente abbonato alla nuova collezione di casa De Agostini, Costruisci la mitica kit. Adesso vi mostrerò i primi due invii da parte di De Agostini che contengono le prime 5 uscite. Ecco le prime 5 uscite che contengono svariate componentistiche di questo modello. Adesso mi organizzo e parto con la prima uscita. Prima uscita che contiene un Defiant con tutte le informazioni fondamentali di questa collezione e il primo fascicolo dove al suo interno troviamo i momenti memorabili della serie Supercar e le prime istruzioni. Vediamo l'elenco dei pezzi di questa prima uscita. Cofano anteriore, sottocofano, gancio di bloccaggio del cofano, presa d'aria, griglia della presa d'aria, cerniera sinistra del cofano numero 1, cerniera sinistra del cofano numero 2, piastrina per la cerniera del cofano, gancio di bloccaggio del cofano, una serie di viti e per ultimo anche un giravite. Adesso vado ad aprire con molta cura questo box perché vi ricordo, come anche ho fatto per la Lamborghini Miura, queste componentistiche non verranno utilizzate tutte nello stesso momento e vi consiglio di tenere intatto ogni singolo box in modo da riporre in posizione sicura queste importanti componentistiche di kit Supercar. Componentistiche della prima uscita assemblate, prime opinioni. Assemblaggio semplice e le istruzioni sono abbastanza chiare. Alcuni passi, insomma, non sono molto chiari e bisogna fare molta attenzione a guardare bene le immagini. Oltre questo, ho trovato una verniciatura che presenta alcune imperfezioni. Certo, c'è da dire che questo è un modello verniciato di nero e come ben si sa, sul nero risalta tutto. Ho provato a togliere le imperfezioni con un buon polish, ma non ci sono riuscito, quindi me la terrò così. Ma è una cosa da poco. Il giravite che viene dato all'interno della prima uscita è molto comodo per serrare la maggior parte di viti, ma per alcune viti ho preferito utilizzare un giravite del tipo Phillips da 4 mm, con cui mi sono trovato molto più comodo ad avvitare alcune viti. Adesso ripongo il cofano all'interno del box con estrema delicatezza e passo alla seconda uscita. Seconda uscita che contiene il paraurti anteriore, il vetro dello scanner, la base dello scanner, gli alloggiamenti dei fari del lato sinistro, vetri e cornici sempre dei fari del lato sinistro e anche il supporto dei fari del lato sinistro. Per concludere, trovo una serie di viti necessaria per l'assemblaggio di queste componentistiche. Adesso inizio con l'assemblaggio. Sì.
seconda uscita completata. Si iniziano a intravedere i primi dettagli che sono estremamente curati. Nel momento in cui sono andato ad assemblare le prime componentistiche dello scanner, mi sono tornati alla mente tanti ricordi. Ricordi che aumentano in me la voglia di continuare ad assemblare questo modello e soprattutto la voglia di vederlo finito. Beh, c'è da dire che ci vorrà un bel po' di pazienza, in quanto sono 110 uscite, ma se siete dei grandi fan di Kit, fidatevi, ne vale la pena. Adesso ripongo il paraurti con molta attenzione all'interno del box e passo alla terza uscita. Terza uscita che contiene il pneumatico anteriore sinistro, il cerchione che è diviso in due parti sempre lato sinistro, il supporto della pinza del freno anteriore, il coprimozzo anteriore lato sinistro, il disco del freno che è molto curato e viene diviso in due parti in modo da assemblarlo e farlo diventare un disco autoventilato che spettacolo, e tutta una serie di viderie necessarie per l'assemblaggio della prima ruota completa di Kit. Terza uscita completata e vi posso dire che questa volta sono rimasto a bocca aperta. I dettagli di questo modello sono veramente tanti, ma quello che mi ha lasciato stupito fino adesso è trovare un disco del freno autoventilato. E voi direte, ma è normale trovare questi dettagli su un modello da collezione? Beh, trovare un disco del freno sì, è normale, ma trovarlo autoventilato non è poi così tanto facile, specialmente in questo caso dove il disco del freno è completamente coperto dal coprimozzo, quindi un dettaglio che esternamente non si vede e si vede solamente internamente. Questo mi fa capire che la De Agostini ha curato nei minimi dettagli questa collezione. L'assemblaggio di questa uscita è stato abbastanza semplice e anche abbastanza veloce. L'unica difficoltà è stata quella di accoppiare le due parti del cerchione sul pneumatico, in quanto questo pneumatico è realizzato con una gomma veramente dura e per accoppiare perfettamente le due parti del cerchione ho dovuto scaldare con una pistola termica il pneumatico. Ma oltre a questo l'assemblaggio è stato veramente semplice. Adesso ripongo la prima ruota di Kit all'interno del box in plastica e passo alla quarta uscita. La quarta uscita include tantissime componentistiche del cruscotto, tra cui trovo il sintetizzatore vocale. Il mio nome è Night Industries 2000, KITT, o se preferite, Kit. La voce di Kit, quella che ha reso celebre la serie TV Supercar. Guardate quanti pezzi, non ce la faccio a farvi tutto l'elenco. Adesso inizio l'assemblaggio di queste componentistiche e vediamo che cosa esce fuori. Il cruscotto di Kit, ragazzi, guardate i dettagli e pensate che poi il cruscotto si illuminerà completamente. Mamma mia, non vedo l'ora. Assemblaggio veloce, ho solamente usato un goccetto di colla per assicurare tutte le varie strumentazioni ed evitare che in un secondo momento magari si andavano a togliere. L'unica cosa che mi ha un po' deluso è la superficie del cruscotto. Si vede che è una classica plastica, qui non ci ha perso tanto tempo la De Agostini su questa superficie. Ma oltre questo, ragazzi, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Ho anche montato i comandi del volante. Come potete vedere, alcune componentistiche sono rimaste all'interno del box, verranno utilizzate in un secondo momento. Adesso ripongo il cruscotto all'interno del box e passo all'ultima uscita di questo video, la numero 5.
Quinta uscita che include il circuito stampato per l'accensione dello scanner e dopo farò una prova, la placca interna dello scanner, un portabatterie con tanto di interruttore e uno dei primi pezzi del telaio, traversa anteriore lato destro. Il manuale delle istruzioni mi richiede di recuperare l'uscita numero 4 e l'uscita numero 2 per montare il circuito stampato direttamente sul paraurti. Ma che ve lo devo dire? Ragazzi, che dirvi? Ho kit nella mia officina. Mi è sembrato di tornare bambino quando guardavo le prime puntate della serie TV Supercar. Prime considerazioni dopo le prime 5 uscite di questa nuova collezione della De Agostini. Prima di tutto, le dimensioni. Questo è un modello in scala 1:8 di grandi dimensioni che una volta terminato avrà la lunghezza di ben 60 cm. Pensate che bestia! Per non parlare poi del metallo. Metallo ovunque, la maggior parte di componentistiche è realizzata in metallo e questo garantisce il massimo del realismo. Per finire con i dettagli, dettagli praticamente ovunque, voi non vi immaginate quanti ce ne sono, sono tantissimi! E dopo i pregi ci sono anche i difetti, e fino ad ora ne ho trovati solamente due. Il primo, le istruzioni, che come vi ho detto anche durante il video, non sono estremamente esplicative. Il secondo riguarda le varie imperfezioni trovate sulle varie componentistiche, imperfezioni che sono dovute a un imballaggio poco curato. Però, per fortuna, queste imperfezioni sono facilmente risolvibili. Adesso non mi resta che attendere i nuovi invii da parte di De Agostini. Non vedo l'ora, perché non vedo l'ora di continuare ad assemblare la mia replica in scala 1:8 di kit. Come al solito, spero che anche questo video è stato di vostro gradimento. Fatemelo sapere commentando il video e battendo il like. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e seguitemi su Facebook e Instagram. Ci vediamo molto presto con un nuovo video. Un saluto a tutti, ciao!